La pubblicazione in un libro di documenti appartenuti alla corrispondenza personale del Papa ha spinto tre parlamentari a rivolgere un'interrogazione urgente al Presidente del Consiglio. In essa i deputati Iannaccone, Belcastro e Porfidi ammettono in evidenza le gravi implicazioni anche internazionali della sottrazione furtiva di tali documenti e della loro pubblicazione. Ma questo sconcertante episodio ha richiamato anche l'esigenza di esplicitare meglio nel nostro ordinamento le norme a tutela della segretezza e della inviolabilità della corrispondenza. Abbiamo una normativa assolutamente carente da questo punto di vista. Ci stiamo concentrando tanto su altri provvedimenti, ma non abbiamo ancora affrontato invece l'esigenza di garantire diritto che è previsto dalla Costituzione. Dunque è la Costituzione che tutela il diritto alla riservatezza della corrispondenza e con questo diritto deve fare i conti anche il diritto di cronaca, spesso evocato a sproposito per giustificare un giornalismo fatto solo di diritti e non di doveri. Da qui la proposta di un aggiornamento dell'articolo 618 del Codice Penale che salvaguarda il contenuto della corrispondenza. Quello che si chiede sono pene più severe per quanti senza averne l'autorizzazione né dal mittente né dal destinatario pubblicano il contenuto delle lettere. La nostra proposta di legge consente in maniera assolutamente rispettosa della libertà di stampa e di informazione di circoscrivere meglio quali sono i diritti da non ledere e quali sono le prerogative di chi fa informazione, che è una professione molto delicata.